Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Eccoci qua, pronti prontissimi per la nostra terza parte di Tada dedicata alla cucina, terza parte tanto attesa tutti i giorni, siamo seguitissimi e oggi siamo molto cari perché siamo in compagnia del nostro Paolo Daghini. Buonasera Carlotta, buonasera amici. E soprattutto un ospite davvero speciale, diamo il benvenuto a Tada anche a Stefano Incerti. Esattamente. Grazie. Esattamente. Grazie a voi per l'invito, grazie Carlotta e grazie È Paolo. È un piacere averti con noi. Grazie. Critico gastronomico. Sì. Wow. Critico gastronomico. Di cosa si occupa un critico gastronomico? Di andare a giudicare purtroppo i piatti dei ristoranti. vero Paolo? Quanto sei teso oggi? No, non sono teso, siamo abbastanza rilassati perché comunque devo dire la verità, una persona che ne sa tante, no? Sbaglia difficilmente, quindi finché mi giudica positivo non sbaglia, facciamo così. No, a parte le battute, è una persona che sa il suo mestiere, mi faceva piacere portare anche questa figura, sai, porto sempre degli ospiti a casa tua. No, a casa di tutti, non è casa mia. La casa di Tada, mettiamola così. E niente, mi piace insomma presentare anche questa figura. Oggi sarà con noi, ci darà una mano. Poi li conosci già i piatti di... Qualche piatto di Paolo già ho avuto il piacere di assaggiarlo. Sì, e quindi insomma andiamo belli dritti verso il... Verso la meta. Sì. Perché? Quale piatto assaggeremo oggi? Allora, se la regia ci aiuta con gli ingredienti, oggi andremo a preparare questa tartare molto saporita, che è una tartare di manzo rustica, l'ho chiamata rustica, perché andremo a usare degli ingredienti decisi. Cosa andiamo a usare? Un taglio magro di manzo. Io ho scelto un filetto, però voi potete scegliere altri tagli. L'abbiamo già fatta in passato, come sapete il filetto tanti dicono che non spreco, ma è un buon taglio secondo me. Poi olio, sale e pepe immancabili, senape, tabasco, erba cipollina, capperi, delle scaglie di grana, abbiamo un grana 40 mesi, dell'aceto balsamico, mi raccomando che sia buono. Di quello buono. Ce l'ho anche scritto, olive taggiasche, rucola e scalogno. Ma bando alle ciance, io intanto inizio, voi se volete seguirmi, io inizierei a tagliare la tartare e magari per farvi vedere che insomma è uno che sa il fatto suo, vi farei raccontare la storia della tartare da Stefano. Allora, prego. La storia della tartare noi la conosciamo perché è inserita nei piatti francesi, della cucina francese, ma per andare a vedere e andare a scoprire le origini della tartare si va molto più lontano. Ok. Si va in Asia orientale. Il popolo dei tartari è un popolo di guerrieri, era un popolo di guerrieri, di conquistatori e nomadi, perché viaggiavano per andare a conquistare i vari territori. Certo. Quindi cosa succedeva? Succedeva che avevano bisogno di un qualcosa che li sostentasse, certo, per il loro pasto. Cosa meglio della ciccia? Chiamiamoli bischeri, no? E quindi cosa succedeva? Succedeva che avevano bisogno di qualcosa che li sostentasse, ma anche di un consumo molto facile, molto veloce. Già. Quindi cosa facevano? Mettevano, la leggenda narra che mettevano la carne cruda tra il dorso del cavallo e la sella, in modo che durante il viaggio veniva pestata, no, quasi una sorta di frollatura, e la rendeva quindi più morbida, perché le fibre si sfanno, certo, e quindi era più veloce e più facile poterla consumare. Ma allora come è arrivata in Francia, Carlotta? Il consumo della carne cruda ha avuto il suo massimo splendore, la sua massima diffusione in Russia durante il periodo zarista. Sì. Molte persone vennero esiliate in Francia
tra queste persone sicuramente c'era qualche cuoco, qualche chef, ed ecco che si chiude il cerchio, che la tartare è diventata, poi i francesi prendono tutto, non me ne vogliano, però mi ci vedo bene, hanno preso tutto. Lo chef dei carcerati, no, mi ci vedo bene, prigioniero russo trasferito in Francia, forse in un'altra vita. E quindi è entrata tutti gli... No, a parte le battute, Carlotta, una cosa più tecnica, visto che sì, insomma, una storia interessante, è anche bene sapere quello che si mangia, no? E da cosa viene. Io passerei alla parte tecnica del lavoro, ovvero la tartare è carne cruda. Ogni volta che andiamo a lavorare un prodotto come la carne cruda, un macinato, ma può essere anche un hamburger per rimanere nel mazzo, o una salsiccia, la carica batterica che è all'esterno della carne, quando andiamo a tritare, rischia sempre di finire all'interno. Perché bisogna sempre mangiare prodotti freschi, comunque su piani puliti, e stare attenta alla pulizia? Perché mettere via questa carne in frigo una volta tritata permetterebbe ai batteri sull'esterno di finire all'interno e contaminare tutto quello che c'è di buono nella carne. Quindi mi raccomando, quando mangiate della carne cruda, sempre macinata sul momento. Come attenzione, stiamo facendo, massima, perché con la salute non si scherza. Non si scherza. Assolutamente. Dovevi finire perché... No, assolutamente. Il nostro Paolo entra sempre. No, giusto. No, io sono fatto benissimo a... Questo è quanto. No, bisogna fare molta attenzione. Certo. Anzi. È molto... Sapete che voglio fare io? No, cosa vuoi fare? Mi fa aiutare da Stefano, mi sbollenti le... Cioè, chi di critica ferisce, di critica perisce. Ora lo metto io in esame. Ho capito perché mi ha invitato. Allora, adesso noi andiamo a prendere la rucola, l'acqua sta già bollendo e noi andiamo a fare una crema di rucola. Ok. Sarai un cuoco bravissimo, Stefano. Ma sai, a me piace molto cucinare e molto mangiare. Ovviamente perché non è detto... Per criticare. Sì, ma non è detto che il critico debba per forza saper fare il lavoro, certo, che va a criticare. È un discorso di studi. Insomma, un critico d'arte non per forza deve essere un pittore. Quanto tempo si diventa un critico culinario? Diciamo che ci si nasce... Ci si nasce con un palato allenato e poi lo devi allenare, come qualsiasi dote che tu hai quando nasci, una dote sportiva, una dote, devi poi allenarla, certo, per poterla tenere sempre in alto. Allora, abbiamo messo quindi la rucola, sì? Scusami se ti... A sbollentare, proprio 5 secondi di Uno, numero. 2, 3, 4, ci siamo. È rapida perché la rucola... È molto fine. Esattamente. Molto fine, non ha bisogno di una grossa cottura. Ok. Quindi con un colino la andiamo a prendere e la andiamo a versare all'interno del nostro recipiente. Ora vi dico una cosa appena finito. Ed ora... Acqua fredda? Acqua fredda, sarebbe stato meglio avere del ghiaccio. Shock termico. Shock termico per andare a bloccare la clorofilla. Il colore. In modo che il colore, mm-hmm, rimanga bello vivo. E vogliamo noi un colore sempre bello vivo. Esattamente. Paolo, cosa ci volevi dire? Vedete qual è il bello, no? Che ora lui, vedi, ha preparato tutto, ora vi insegna le ricette, ma la crema, giustamente... L'abbiamo già fatta. Sì, per il tempo. Lui si prende i meriti, no? E la crema l'ho fatta io a casa per preparare. Ragazzi, vedi la potenza, l'importanza del critico. A ognuno il suo. La famosa importanza del critico. A ognuno il suo. Quindi adesso... Vai a prendere pure quello che abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto assieme. Abbiamo cucinato assieme. No, assolutamente. Dice abbiamo. Abbiamo. Andiamo. Vi ho visti al lavoro, durante... Sì, prima, certo, seconda parte. Siamo, si può dire tutto, ma non che, non si, che siamo organizzati. No, quello non si può dire. Assolutamente. No. Quindi abbiamo la maionese. Maionese. E la nostra rucola, che abbiamo frullato con un frullino ad immersione, con l'aggiunta di un giro d'olio, mm-hmm, e del sale. Okay. E adesso andiamo a fare una maionese alla rucola. La maionese potete... farla, sì, o semplicemente l'andate a comprarla. Esattamente, okay, che è più veloce. Oppure la fate fare al daghini. Oppure la facciamo fare... Come... Andiamo a maionese. Mischiare la crema. È particolarissima questa maionese. Sì. E andiamo a mischiare ovviamente il tutto.
facendo attenzione di non lasciare nessun grumo. Nel frattempo che lui fa la maionese, io vi faccio vedere il condimento della nostra rucola. Okay. Allora, io ho tritato dell'erba cipollina, ho tritato delle olive taggiasche, sto tritando delle olive taggiasche con un po' di scalogno. Se non avete dello scalogno, anche poca cipolla rossa andrà benissimo. E questa praticamente sarà la pastella che colorerà la nostra tartare. L'altro condimento che ha fatto Stefano è praticamente questa maionese che abbiamo già messo dentro un biberon e che quando impiatteremo andremo a perfinire il piatto. Ma diciamo che l'anima proprio interna di questa tartare, non per niente la sto facendo io, no, sto scherzando, l'anima interna della nostra tartare comunque sia è questo trito, questo pesto se vogliamo, no? Sì. Questo pesto di tritato a mano, questa tartare di verdure, no? Erba cipollina, un pochino di scalogno, un po' di olive taggiasche e il cucunci, si chiama cucunci, sarebbe cucunci. Il famoso frutto del cappero, no? Quel capperino con il pennacchio. Sì, sì, bravissima. Sì, sì, ho capito. Bravissima. È la nostra, praticamente cucunci. Il nostro condimento. Esatto. Sì, sì. Ora che l'ho tritato, cosa faccio? Paolo, oggi il nostro piatto non ha un titolo, vero? Ma allora, perché te, Stefano, te forse cosa. Stefano tartar rustica, certo, l'hai nominata. 15 minuti mi sono accorta che abbiamo, no vabbè, ma è normale, Carlotta, dai, bisogna dirlo per chi non ci ha seguito magari nelle puntate precedenti, ma abbiamo dato dei nomi buffissimi, da tipo panini, ini. Bang. Abbiamo usato dei nomi, quindi no, questo è un piatto comunque semplice, no? Veloce da fare, poi un piatto... Bombe nell'aria, te lo ricordo. Bombe nell'aria, come scordarselo. Però questo è un piatto, no? Rustico come la passione, no? La passione per cosa? Domani che giorno è? La festa delle donne. Non per niente ho fatto portare anche a Stefano un ottimo vino che dopo accompagnerà questa tartare, ma perché? Perché voi domani, quando tornate a casa, vi preparate la tartare, un bel lume di candela, no? Una bella mise en place. Una bella mise en place e accogliete la vostra donna come si merita. Amore, ti amo. Con un piatto semplice ma di effetto. Ciao Greta. Con un piatto semplice ma allora, di effetto. Mentre mi perdo in chiacchiere e il tempo vola, io vado a condire con un po' di olio. No, volano baci qua, altro che. Un po' di olio, un po' di sale sempre e un pizzichino sempre di qualità. Io uso solo olio Terre dell'Etruria. E poi hashtag TDE, un pizzico di pepe. Nel frattempo che io mescolo, metto a lavorare il nostro critico gastronomico, gli chiedo se per piacere, certo, mi fai qualche scaglia. Sicuro. Di grana. Scusa, ti era mai capitato, Paolo, di dare dritte a un critico? No, di solito sono io che servo lui, perché anche quando, no vabbè, siamo, hai amici, hai capito perché ti ha invitato Stefano? Siamo perché... amici e c'è un rapporto d'amicizia, però il lavoro è il lavoro. In comunque... realtà il nostro Paolo ci stupisce sempre, davvero, con degli ospiti speciali. Andiamo a creare delle scaglie di grana. Sì. Con un semplice pelapatate. Pelapatate. Che tutti noi abbiamo a casa. O lo si potrebbe fare anche con una mandolina. Magari non tutti. Però magari non tutti ce l'hanno. Usare si può usare, come? Sì, come... Per creare, per generare queste scaglie, sì, esattamente. Ok. Noi andiamo a fare. Nel frattempo io do una bella rimestata, come si dice dalle nostre parti, no? Ok. Come vedete la... E perché tra un po' ci siamo, vero Paolo? Perché guarda, ci ti prendi sempre il... Mi prendo sempre... Anzi, vi prendete in questo caso il tempo poi il che... tempo per l'impiattamento. Esatto. Perfetto. Mettimele pure in un contenitorino, così. Tra l'altro lo sai che io non sono particolarmente amante della carne, ma con te, Paolo... Lo sai che questa... Ah, mi dispiace, perché sai che cerco sempre, no? No, ma che cosa ti dispiace? No, ti stavo per dire che sei riuscito anche oggi a farmi venire l'acquolina in bocca. Bene, cioè, bene. Allora, aspetta. Non vedo già l'ora di farlo questo aspetto. Prima farò... Metto qui, chef, La ringrazio, signor aiutante. No. Per qualità. Signor critico. È molto importante quello che ha fatto Paolo, assaggiare sempre. Assaggiare sempre. Ogni cuoco, ogni chef dovrebbe farlo. Via, ecco, via. Se questo, anzi, lo fanno. Senza via tralasciare via. Niente. Senza tralasciare niente. Anche se è un piatto che hai fatto tantissime volte andare sempre ci ad assaggiare. Ci può essere quella volta. Che lo cambi. Un trucchetto. Che lo cambi. Ah. Ti sbagli perché lo sbagli. Non hai assaggiato. Un trucchetto. Andiamo a rubare sapore da tutto. L'olio dentro il quale erano le olive. Uh-huh. Io ho messo poco olio prima.
Anche perché in cucina non si butta via nulla. Non si butta via nulla, soprattutto sostenibile. Questo estetica. Era un olio di qualità, di olive di qualità, quindi lo sono andato sempre ad aggiungerlo. E cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Ho dato del sapore e un condimento, diciamo, più lucido alla nostra carne, quindi sia la vista sia il sapore ne hanno guadagnato. Intanto che io vado a prepararmi la mise en place, visto che mancano 7 minuti, farei abbrustolire a Stefano il pane e andiamo a impiattare io e te, Carlotta. Senta, critico, quanto è importante oggi l'occhio in cucina? Allora, l'occhio è molto molto importante ed è una delle caratteristiche che si vanno a valutare quando si va a giudicare un piatto. Criticare è anche brutto, no? Giudicare. È vero, usiamo questo termine diverso che... Il critica viene usato nell'accezione etimologica, nel senso andare in profondità degli ingredienti, andare in profondità del piatto, eccetera. Ok. E quindi, no, è molto importante. Io dico sempre che si mangia prima con gli occhi. Con gli occhi. E poi se ti piace alla vista, riesci a portarlo alla bocca. Se ti piace alla vista e anche un buon profumo, quel piatto tu lo assaggi. Ok. Se manca una di queste due cose, difficilmente lo fai. E noi andiamo adesso con un burro al tartufo. Ecco, mi dispiace per gli amici a casa che non ne sentano il profumo. Mamma, ma chi l'ha fatto questo burro al tartufo così buono? L'hai comprato? L'ho comprato, sì, no. No, l'hai comprato? Mi sta prendendo, io volevo prendere in giro lui e chi di presa in giro ferisce, di presa in giro perisce. Ferisci. Questa me l'hai rubata, voglio le royalties adesso. Oh, insomma, ha solo lui critico, anch'io sono critico. Anzi, sono criticato, ma non solo, anche a scuola, nella vita, insomma. Vero Paolo, Cesare... Ciò che è di Cesare. Diamo a Paolo... Ciò che è di Paolo. Cesare, così sono anche un ladro, come vi ho detto prima. Poi russi mi prendono e mi deportano in Francia. Ora e invento la tartare. Gliela fai sognare questa cosa, eh? Lui stanotte... Si sogna. Avrà un grande incubo. Chef, posso andare in forno? Vada, io guardo. Quindi forno. Forno. Temperatura, quanti minuti? 180 gradi. 5 minuti? 5 minuti. 5 sì, minuti. Poi controllate, perché come sapete, ogni forno... Tanto sono già pronti. Io vado a preparare la mise en place. Allora, la tradizione della tartare vuole che sia accompagnato dal pane che ci ha fatto Stefano. Mm-hmm. Tanti mettono... Per esigenze di tempo televisivo avevamo già fatto. Poi abbiamo del pan carré coppato e piastrato. Poi abbiamo preparato il torlo dell'uovo. Sì. Abbiamo preparato una salsa simile alla salsa olandese, che è una specie di maionese montata con il burro. Guardate qua che precisione. E poi del burro salato, che sono gli accompagnamenti per il pane che andranno a condire la tartare. Quindi mi sembra tutto meraviglioso. Perfetto, vado a prendere allora i piatti. Mi sembra tutto squisito. Guarda, ma te li faccio scegliere a te. Che bellezza questi piatti. Questi qui, ti piacciono? Quale scegli? Questo. Vai, perfetto. Allora, questi sono i piatti. Sono dei piatti che fanno a Pistoia, che vendono a Pistoia. Sono le porcellane di Michelucci Luca. Quindi saluto Luca, Luciano e anche la mia amica Giulia, che mi hanno dato questi piatti, che potrete trovare in via Bozzi 3 a Pistoia. Lui raccatta qualsiasi. Io sono là, no? Cioè... Ci collaboro, intanto da mi porto. Allora. Ma questi mica per il ristorante, eh? Questi me li sono portati. Il gruppo per... fa la forza, per no? Sempre. Ok, dai vado a impiattare allora. Vai a impiattare? Vado a impiattare, ci siamo. Sì? Andiamo a mettere un coppa pasta al centro del nostro piatto colorato. Avendo un piatto colorato non che abbiamo... Che peccato coprire questi bellissimi fiori, ma... Non... Alla fine il bello, no? È anche un gioco, perché se vuoi vedere i fiori sotto al nostro piatto... Il piatto devi finire. Il piatto devi finire, no? Con l'aiuto delle mani, che come diciamo vai sempre... Vai a creare la base, quindi base di tartare. E perché ho detto con l'aiuto delle mani? Perché comunque una cosa che anche Stefano insegna, soprattutto l'ASL insegna, ricordatevelo sempre, le mani di un cuoco devono essere sempre... Pulite. Bravissimi, lavate. Ragazzi. Lavate. Abbiamo studiato il manuale del bravo cuochetto. Poi andiamo a mettere la nostra base di tartare. Sì. Questa me la tengo tartare da parte rustica. Che dopo me la mangio io. Poi cosa facciamo? Vediamo andiamo se ci riuscirai. A decorare, andiamo a centrare. Poi andiamo a decorare con la nostra maio di rucola. È bravissimo il nostro Paolo con le creazioni. Andiamo. È molto il momento bravo. Che preferisco. È molto estetico, sì, cura molto. Andiamo a dare qualche cenno, no, di rucola. Poi
Queste sono buone per forza perché le ha fatte Stefano. No, bravo. Andiamo a prendere con un pela patate le nostre scaglie di patata, scherzo, sì, di grana. No. E io come dico sì. Ti volevo... Lui riesce sempre a farmi confondere. È riuscito a farmi dire delle cose nel corso di queste puntate. Sì. Quando mi riascolto dico non è vero. Non ci credo. All'inizio invece dire bando alle ciance, dico sempre ciancio alle bande, apposta per mandarla in tilt. A volte sono un po' una merdina, passatemi il termine. Guarda Paolo. Questa che sta mettendo adesso Paolo sul è l'aceto quello buono sferificato. Cioè? Sono praticamente un finto caviale di aceto balsamico. Wow! Che viene è stato introdotto nella cucina europea e poi mondiale dal noto chef 3 stelle Michelin spagnolo Fernando Adrià. Allora c'è poco da ragionare. Hai detto tutto, no? Sì, è una reazione chimica fatta con l'alginato di sodio, insomma, non stiamo a annullarvi. Poi bagnato nel calcio, che creiamo questa pellicola colloidale. Wow. C'è un grande lavoro dietro, sì, insomma. Sì, un grande lavoro fatto da chef Paolo Daghini. Infatti... E poi andiamo a finire con cosa? Cos'è che non manca mai nei miei piatti? Ah, non la trovavo perché ce l'avevo qua. Intanto Stefano, apri. Apro il vino. Il colore, Paolo, il ci colore siamo? Ulteriore... Con i tuoi petali, i tuoi fiori, andiamo, il viola che non manca mai. E noi stavolta ce lo andiamo a mettere. Colore che rispetta la tua fede calcistica. Assolutamente, non solo, infatti è stasera. Anche il colore della gentilezza. E poi stasera. Questo no? Mi tremo un po' le gambe oltre la voce stasera, no? Perché è una seratina di velle che non si sa mai cosa aspettarsi. Allora, con la nostra tartare. Per la moglie, o per la fidanzata, esatto, o per l'amica, o per tutte le donne, perché questo piatto di Stefano lo dedichiamo alle donne. Andiamo grazie oggi. Vai, ad aprire un Sauvignon Blanc. Ok, quindi. Ci sarebbe stato bene anche un Merlot, un Pinot Nero, bevuto fresco. Il piatto è terminato. Uno Chardonnay o una bollicina. Allora, io intanto scatto dello la foto. Champagne. Che posterò su Play 38. Devo scattare, devo riprendere tutto, giusto? Certo, ho tutto il lavoro. Wow, guardate che bellezza. Allora, posso garantirvi che questo è un piatto già che si sta facendo mangiare con gli occhi. Poi mi critichi. Ora. Adesso procediamo. Andiamo a la recensione me l'aspetto stasera o mi... Ah, vediamo. Mi hai fatto un po' lavorare, quindi allora, non saprei. Recensione negativa. Com'era il prossimo passaggio? Questo, giusto? Esatto. Si fa mangiare e quindi procedere con l'assaggio. Vai con l'assaggio. Mi fido? Dai, Ci fidiamo? Buonissimo. Vai, è andata. Complimenti. Grazie a Stefano per grazie essere stato seguitemi con noi. Sul mio blog o sul mio profilo Instagram Stefano Kitchen o stefanokitchen.com per seguire le mie esplorazioni gastronomiche. Ti riaspettiamo per la prossima tada. Ti ringrazio. Grazie, grazie a tutti voi. Paolo, grazie a presto, te Carlotta, anche a te, ci quando vediamo vuoi presto. Mentre con voi restate sintonizzati per il TG38, il TG della Toscana e per Tadà l'appuntamento domani 17:15, puntualissimi. Buona serata a tutti voi. Enjoy. Sempre.